Equilibrio termodinamico. Allora, supponiamo di avere un universo infinito popolato di stelle. In ogni punto io vedo una stella a, appunto, il numero 6.000 gradi. Se in questo universo metto una nube di polvere, è esattamente come quando le signore qui presenti o i signori che fanno cucina mettono nel forno di casa una torta. La torta, il forno è a 200 gradi. La torta la togliete dopo 30-40 minuti perché sennò anche la torta va a 200 gradi e diventa scarsamente commestibile, quindi la togliamo prima. Ma se voi lasciate la torta in forno per qualche ora, diventa un ammasso di carbone a 200 gradi perché va in equilibrio termico con il forno. Allo stesso modo, la nube di polvere in mezzo all'universo, dopo un po', arriverebbe alla medesima temperatura delle stelle che è intorno e quindi anche la nube di polvere sarebbe a 6.000 gradi. Ma una nube di polvere a 6.000 gradi fa la stessa luce di una stella e quindi non oscurerebbe nulla. Se io metto nei fondi di trattamento dei metalli che sono incandescenti, metto un pezzo freddo, quando riapro il forno, il pezzo è caldo, fa la stessa luce delle pareti del forno. Quindi, date le premesse di Hondas, anche questa motivazione di Chisot e soci purtroppo era inaccettabile. Veniamo a Mr. Herschel, quello che scoprì un sacco di nebulose e migliaia e migliaia di oggetti. John Frederick William Herschel fu un grande astronomo, fu anche un musicista, era un tedesco di Sassonia, visse alla corte inglese ed è in Inghilterra in realtà che sviluppò le sue ricerche. Qui siamo attorno al 1830. Herschel fu il possessore dei più grandi telescopi della sua epoca, che si costruì lui stesso. Non ricordo tutta la sequenza di specchi, ma di sicuro cominciò con un 20 centimetri, poi si fece un 60 centimetri, e poi il famoso Leviathan con lo specchio da, mi pare, 1,20 m, 1,30 m, che era il più grande dell'epoca. Dato che era l'unica persona sul pianeta ad avere un telescopio di quella dimensione, e tra l'altro luminosi, perché gli specchi erano parabolici, erano newtoniani, ma erano relativamente luminosi, vedeva cose che gli altri non potevano vedere. Herschel lavorava con la sorella e essenzialmente lui osservava. Il telescopio era essenzialmente fisso, lui non poteva inseguire gli oggetti, quindi gli oggetti gli passavano nel campo di vista. Lui spazzolò tutto il cielo visibile dall'Inghilterra in alcune migliaia di notti, ogni qualche ora cambiando elevazione, e descriveva alla sorella gli oggetti che passavano. La sorella prendeva nota e compilava cataloghi. Oltre a questa attività di catalogazione, che è stata assolutamente determinante per l'astronomia, infatti tutte le volte che abbiamo un oggetto del catalogo NGC sono oggetti scoperti da William e Caroline Herschel e poi messi in bella e descritti da altri astronomi, fece delle ipotesi anche lui sul paradosso di Hondas. Ah, fra altre cose, Herschel scoprì i satelliti di Urano, i primi due, mi pare, Titania e Oberon. Si occupò di galattografia, cercò di fare una mappa della galassia e fu lui a fare l'ipotesi che la galassia fosse un disco, basata ipotesi su quello che lui vedeva, ovviamente. Ipotizzò che gli oggetti dell'universo avessero una struttura gerarchica. I pianeti intorno alle stelle, i sistemi stellari, i sistemi stellari, galassie e via così, e che quindi fosse una gerarchia di oggetti. Allora lui pensò: se c'è una gerarchia di oggetti, l'universo non è omogeneo, e quindi se la materia dell'universo si aggrega in strutture sempre più grandi, perde una regolarità. Pensate a una spugna. A grande scala è uniforme, ma a piccola scala è buchi. Allora, secondo la sua ipotesi, la distanza necessaria per riempire di stelle il cielo diventa infinita, perché in ogni punto vedo un buco della spugna. Purtroppo non sta in piedi. In realtà l'universo ha una scala gerarchica e ha una struttura spugnosa, perché se oggi noi andiamo a mappare la posizione del cielo delle galassie che conosciamo, scopriamo che effettivamente le galassie hanno una struttura che ha qualcosa a che vedere con un certo tipo di filamentosità, e fra una e l'altra ci sono dei vuoti.
Però la struttura genetica è un dato scientifico, ma alla fine l'effetto sul nostro problema è influente, perché comunque in ogni direzione io vedrei una nuova struttura gerarchica. Quindi il cielo sarebbe tappezzato di strutture di galassie, anziché semplicemente di stelle, ma sarebbe comunque tappezzato. Quindi anche l'ipotesi di Herschel purtroppo non risolve il problema. Siamo a metà dell'Ottocento e siamo in un vicolo buio, parlando di luminosità del cielo. Non si vede nulla di buono all'orizzonte, non ci sono idee luminose che ci spieghino come risolvere il paradosso di Hoppers. Salta fuori questo signore, che è l'ultimo probabilmente che io avrei pensato che potesse dire qualcosa di positivo sull'astronomia, Alan Poe, americano, Baltimora se non sbaglio, morto giovane, 40 anni, in circostanze mai chiarite, trovato mezzo morto in un canale al mattino e morì un po' di mente. Non si sa, non riprese conoscenza, non sapeva cosa avesse fatto la sera prima. Personalità oggi chiameremo borderline, personaggio sicuramente complesso, inventore del racconto del terrore e del romanzo del terrore. Infatti l'immagine che abbiamo in mente di Poe è una copertina di uno dei suoi romanzi, che era questa cosa qui, con testi, castelli e via così. È la persona che ha creato le icone del romanzo del terrore. Io mi ricordo che da ragazzino avevo letto il Bozzo e il Pendolo, poi me lo sognavo di notte. Bene, oltre a scrivere questi romanzi che trovarono un certo riscontro tra i suoi tempi e poi diventarono famosi dopo, al punto di essere considerato oggi uno dei massimi scrittori americani dell'Ottocento, Poe si occupò di cosmologia e in particolare lui creò un poema che si chiamava Eureka, in prosa, dove dava una sua complessa romanzata cosmogonia e faceva le sue ipotesi sulla nascita, origine e sviluppo dell'universo. In questo romanzo, anche se Poe non aveva basi scientifiche per dimostrarlo veramente, fece un'ipotesi, e l'ipotesi fu questa. Allora, attenzione, 1848, 40, sì, 48, Poe sapeva che la velocità della luce è finita. Era stato detto e dimostrato chiaramente dagli esperimenti di Paul Fizeau e prima ancora dagli esperimenti di Rømer in Danimarca. Cosa aveva fatto Rømer? Molto bello. Nel 600 si pensava di poter utilizzare le lune di Giove come orologio. Le lune di Giove hanno una grande regolarità. Il problema a metà del 600 era determinare l'ora in ogni punto della Terra, ovvero avere orologi trasportabili per poter viaggiare per mare. Se viaggiate per mare dovete stabilire latitudine e longitudine. La latitudine è facile, ma la longitudine richiede un orologio. Io devo sapere che ora è al punto di partenza per calcolare una longitudine. Allora, se io ho le effemeridi, ovvero i dati orbitali precisi dei satelliti di Giove, posso usarlo come orologio. Da lì a utilizzare Giove come orologio da bordo di un natante, magari in balia delle acque dell'Atlantico del Nord, è molto difficile, e infatti non fu molto usato come sistema. Però alcuni astronomi come Rømer furono incaricati di stabilire queste effemeridi e scoprirono una cosa, scoprirono che, calcolando l'orbita dei satelliti di Giove, il momento in cui un satellite spariva e il momento in cui ricompariva non erano esatti al secondo, ma c'era una differenza di qualche secondo. A cosa era dovuta questa differenza? Era dovuta al fatto che quando il satellite è più distante da noi, la luce ci mette 2 secondi in più ad arrivare che quando è più vicino a noi. Che quindi, come la Luna, la luce della Luna ci arriva 1 secondo e mezzo dopo che è partita dalla Luna, così la luce del satellite di Giove ha un certo ritardo a seconda del punto orbitale del satellite. Rømer stimò la velocità della luce a 200.000 km al secondo. Ora sappiamo che è 300.000, per cui dati i mezzi osservativi a sua disposizione, non aveva certamente un fotometro fotoelettrico, era una
una supposizione molto, molto vicina al vero. Ai tempi di Poe era noto che la luce aveva una velocità non infinita, e quindi cosa scrisse Poe? Poe scrisse: nel caso in cui la successione degli astri fosse senza fine, il fondo del cielo si presenterebbe all'osservatore con una luminosità uniforme, come quella mostrata dalla galassia, dal momento che in tale sfondo celeste, non ci dovrebbero essere regioni in cui non esista alcuna stella. E questo è il paradosso di Olbers. L'unico modo per comprendere questi vuoti che il nostro telescopio incontra in ogni direzione è quello di ipotizzare che la distanza del fondo invisibile è talmente immensa che nessun raggio luminoso che di là proviene sia, l'ho scritto un po' male, non sia stato ancora capace di raggiungerci, ovvero la luce delle stelle lontane non ci ha ancora raggiunto, non le vediamo perché non è ancora arrivata la luce. Poi arrivò a questa idea su basi puramente speculative, parecchie altre parti della sua cosmogonia non stanno in piedi. Ma questa idea, questo paragrafo, in realtà è parte della risposta corretta. L'universo è molto grande, la scienza sta evolvendo, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, il secolo delle scoperte. Questo secolo era popolato di grandissimi personaggi. Uno di questi fu William Thomson, barone Kelvin, da cui deriva il nome dell'unità di temperatura, il grado Kelvin, la scala termometrica Kelvin. Thomson fu un genio multiforme dell'Ottocento, fu ancora una di quelle persone che riuscirono, che poterono, perché i tempi lo permettevano, essere contemporaneamente un fisico teorico, un fisico sperimentale e un ingegnere. Come ingegnere si occupò ad esempio di cavi sottomarini e di trasmissione dei segnali, formulando tra l'altro alcune idee originali che misero in crisi la concorrenza. Come astronomo si occupò ad esempio di riprendere il problema del paradosso di Olbers e la spiegazione di Poe e farci due calcoli sopra. Thomson fu una di quelle persone che contribuì alla separazione della cosmologia, dalla filosofia alla fisica, ovvero prima dell'Ottocento la cosmologia era parte della filosofia, era un filosofeggiare senza basi particolarmente scientifiche sul contenuto, esistenza ed evoluzione dell'universo. Con la seconda metà dell'Ottocento la cosmologia passa a diventare una scienza legata alle matematiche. In particolare cosa fece il buon Thomson? Cercò di fare dei conti e calcolare, per esempio, quante stelle ci sarebbero volute e quanto doveva essere profondo l'universo. Scoprì che doveva occupare almeno 3 milioni di miliardi di anni luce per essere completamente pieno di stelle, e che la dimensione anche per noi oggi è completamente assurda. Per darvi un'idea del lavoro di Kelvin, io mi occupo del lavoro, fra le altre cose, di misure elettroniche. Ho stampato in ufficio questa massima di Kelvin, che dice fondamentalmente questo: se non puoi misurare e mettere in numeri quello che dici, stai perdendo tempo. Detto in parole poverissime, se qualcuno fa un'affermazione, ne butto giù una tanto per stare nell'attualità, i vaccini procurano l'autismo, perfetto, parliamo di numeri. Se non puoi misurarla e metterla in termini rapportabili, è inutile che stiamo a parlare, stai perdendo tempo, la tua conoscenza è insufficiente. Quella a destra è una macchina per prevedere le maree. Le maree sono un fenomeno complesso, dipendono in modo complesso dalla geografia, dai moti della Luna e dalla posizione del Sole e dei moti relativi e dalle stagioni, per cui il calcolo delle maree è matematicamente complesso e l'ufficio meteorologico della marina inglese voleva una macchina per prevedere le maree, e Lord Thomson, fra le altre cose, fece quella macchina lì che, data, ora data, eccetera eccetera, prevedeva le maree dell'estuario del Tamigi. Questo è il classico tipo di applicazione ottocentesca della scienza.
studio, faccio una teoria, la metto in numeri, la dimostro numericamente, vedo che è misurabile, costruisco una macchina che fa i conti per me. Noi viviamo ancora su questo. Ma dato che Fizeau proprio nel 1849 misurò la velocità della luce che è finita, noi sappiamo che l'universo di Thomson è troppo profondo e quindi non possiamo vedere le stelle così distanti. L'universo poi è così vecchio da giustificare che il cielo possa essere luminoso? Purtroppo no. Come vi dicevo, questo è il momento in cui si transa il campo della cosmologia dal dominio della filosofia al dominio della fisica, dal dominio delle speculazioni e dei paradossi e dei dibattiti filosofici al dominio della calcolabilità e misurabilità delle ipotesi. Dobbiamo andare avanti ancora qualche decennio però per avere delle risposte un pochettino più precise e entrano in ballo quei due signori lì. Quello di destra lo riconoscete tutti, quello di sinistra non tanto. Si chiamava Georges Lemaître, era un sacerdote belga, un gesuita, si occupava di matematica e fra le altre cose accolse a braccia aperte le teorie di Albert Einstein, in particolare la relatività generale, 1915. E cominciò su questa relatività generale a provare a fare dei modelli di universo, ovvero immaginiamo l'universo, facciamo un'ipotesi, un modello di universo, mettiamolo in una certa maniera, proviamo ad applicare le leggi di Einstein, che cosa capita con l'universo? Quando Einstein fece le sue ipotesi, Einstein non era osservativo, Einstein non mise mai occhio a un telescopio finché non glielo fecero fare per la stampa ed era già a Princeton. Lui era un pensatore, gli esperimenti di Einstein erano esperimenti concettuali, egli lavorò alle sue teorie mentre faceva l'impiegato all'ufficio brevetti di Verna, quindi di sera si metteva lì, o meglio secondo me lo faceva nei buchi della giornata lavorativa, la sua mente vagava magari mentre tornava a casa e guardava gli orologi di Verna e ragionava sul tempo e sulla cosmologia, cercando di avere una legge fisica, di trovare una legge fisica che conciliasse le osservazioni che già allora c'erano e che spiegasse i rapporti tra materia e massa e gravitazione. Quando Einstein formulò la teoria della gravità generale, postulò un universo statico, perché nel 1915 l'universo era ancora quello statico dei tempi di Dante in realtà, ovvero era un universo dove il cielo non si muove, dove le stelle sono in un posto fisso. Einstein non aveva nel 1915, anzi negli anni che precedettero la pubblicazione del suo articolo, motivo di pensare che l'universo non fosse statico. Lemaître fece un po' di conti e scoprì che la cosa non stava in piedi, ovvero dato un universo statico, ovvero metto una stella qui, metto una stella lì e metto un'altra qua, sto a guardare cosa capita. Capita che non stanno ferme, capita che l'universo inizia automaticamente a contrarsi o a contrarsi a zone, a raggrumarsi. Quindi l'universo non può essere statico. Dato che quello che osserviamo il cielo non sono soltanto volumi di materia ma anche grandi spazi, l'universo deve essere in espansione. Allora Lemaître trovò che in realtà un termine che Einstein aveva aggiunto alle sue equazioni per giustificare l'universo statico era superfluo e che omettendo quel termine artificiosamente aggiunto da Einstein si otteneva un universo compatibile con le osservazioni dell'epoca, in particolare che le galassie si dovevano allontanare una dall'altra perché l'universo fosse stabile, non statico ma stabile. Purtroppo Lemaître cosa faceva? Scriveva su una rivista oscura in lingua fiamminga che non circolava. Al medesimo tempo, dall'altra parte dell'oceano, un tale Hubble scriveva in inglese su riviste anglosassoni che circolavano. La stessa pensata, che deriva tra l'altro da un fatto, Lemaître era a conoscenza dello spostamento verso il rosso delle galassie lontane e cercava di spiegarlo,
La stessa cosa la fece Hubble nei medesimi anni e oggi la chiamiamo legge di Hubble. Dovremmo chiamarla come minimo legge di Lemaître-Hubble. Comunque, cosa disse Hubble? Hubble, avendo accesso ai più grandi telescopi dell'epoca, di nuovo, la disponibilità di strumenti osservativi è quella che ha sempre fatto la differenza, permise alla scienza di fare un passo avanti e formulò questa legge. Disse: tutto nell'universo si allontana da ogni altra cosa, la velocità di allontanamento di ogni cosa da ogni altra dipende dalla distanza relativa, ovvero tra noi e la galassia di Andromeda, che è una vicina di casa, essenzialmente non c'è nessun allontanamento, anzi la galassia di Andromeda viene verso di noi, ma se andiamo al di là di quello che è il gruppo locale delle galassie e andiamo a vedere ad esempio le galassie degli ammassi della Vergine o dell'ammasso del Perseo e quelli più distanti ancora, essi si allontanano. Come facciamo a sapere che si allontanano? È facile. Aspetta che guardiamo la luce che ci arriva da queste stelle. Vediamo che la luce emessa dagli elementi chimici contenuti nelle stelle delle galassie lontane è spostata verso rosso. È lo stesso fenomeno che capita quando passa un'autoambulanza, quando arriva verso di voi la sirena ha un tono più acuto, quando si allontana ha un tono più grave. Con la luce, se un oggetto si avvicina a voi, se io corro verso di voi mi vedete leggermente più blu, si sposta verso il blu. Se corro via da voi, a velocità relativistiche, mi vedete più rosso. Con le stelle la cosa è più pratica, perché io non corro abbastanza veloce. Però si misura questo spostamento verso il rosso, che ci permette di formulare, che ha permesso a Hubble di formulare questa legge. Cosa sappiamo oggi? Sappiamo che in realtà l'universo si espande come si espandono, per fare un esempio che secondo me è di stagione, è passata appena, va bene, ma questa conferenza l'ho fatta la prima volta a novembre, andava un po' meglio. Si espande come i chicchi di uvetta in un panettone o in un pandolce genovese, che però lievita di meno, no? Quindi il panettone rende di più l'idea. Il panettone lievitando si espande, ogni chicco di uvetta, se voi siete seduti su un chicco, vedete tutti gli altri che si allontanano. Immaginate un panettone praticamente infinito come l'universo. La nostra galassia è un chicco di uvetta, ogni altra galassia è un chicco. Ogni altra galassia vede tutte le galassie che si allontanano simultaneamente da sé. La grossa differenza è che il panettone è un centro, l'universo no. E qui bisogna fare un atto di fede, perché o si comincia con la descrizione matematica della possibile forma dell'universo e della possibile curvatura dell'universo, oppure dovete credere che l'universo è un panettone infinito senza centro, o comunque enormemente esteso ma senza centro. Quindi non esiste un punto da cui è cominciata l'espansione. Allora, legge di rotazione delle galassie, legge di Hubble / Lemaître. Più sono lontane, più si allontanano velocemente. Misurata con lo spostamento verso il rosso della luce stellare. E questa finalmente è la risposta corretta al paradosso di Orbitals. Ovvero, l'universo non è eterno, non è statico, è ancora isotropo e comunque sono caduti le premesse che aveva fatto Olbers. Altri studiosi hanno dato contributi a questo, ad esempio Edward Harrison, che stimò quanta energia doveva contenere l'universo in modo da avere il cielo uniformemente coperto di stelle. L'energia necessaria semplicemente supera di 10.000 miliardi di volte quelle che sappiamo esistere, quindi non potrebbe esistere un universo con tutta quell'energia, collasserebbe su se stesso. Quindi ci sono tante altre motivazioni fisiche che spiegano la situazione, per cui con grande divertimento del buon Albert, che intanto si divertiva a essere un po' estrionico, l'universo non basta, non è sufficientemente grande, non è sufficientemente esteso, non è sufficientemente vecchio e non ha abbastanza energia per essere tappezzato di stelle. Quindi il cielo da tutto è buio. Non tutti concordano sui dettagli dei modelli, quindi non entreremo nei dettagli fini dei modelli proposti. Però, riordinando le idee, abbiamo questo. L'universo è povero di energia, non ce n'è abbastanza.
L'età è finita, 13,6 miliardi di anni. L'universo si espande, non è statico, e non è omogeneo, tra l'altro, e comunque la parte di strutture gerarchiche proposte nel 1800 ha un suo significato. Quindi abbiamo eliminato quasi tutte le premesse dei teoremi di Olbers. In pratica abbiamo sciolto il paradosso. Abbiamo dato una spiegazione che dice: il paradosso non è tale perché abbiamo dato delle risposte fasulle a delle domande, ma perché le domande non erano ben poste, perché il modello cosmologico dei tempi di Olbers non stava in piedi. L'errore era nelle domande, non nelle risposte. Ecco la storia in due righe. La luce stellare è troppo debole, Dix 1576, falso. Muro cosmico nero, Paco, Keplero 1610, wrong. Cosmo finito, Gehrig, Clerk, Shapley e via così, anche questo non è vero. Effetti geometrici, Halley 1720. Oscuramente interstellare, nubi di polvere, Chazot e Olbers stesso, sbagliato. Struttura gerarchica, Herschel e ancora Proctor nel 1870. Poco importante. L'età cosmica è troppo breve, il cosmo è troppo giovane, questo è veramente importante, prima proposto da Poe, poi elaborato da Mettler e poi rifinito con i calcoli dell'Hawking nel 1901. Lo stato del cielo è stazionario, Macmillan 1922, sbagliato, l'universo non è stazionario. Ipotesi del redshift. Bondi era un assertore dello stato stazionario in contrapposizione all'universo in espansione e quindi diceva le stelle lontane vanno via così velocemente che la luce non la vediamo perché è spostata verso il rosso. Non è vero, lo vedremo poi perché. Troppo poca energia, Harrison 64, e questo è realmente importante. Questa è la storia di quattro secoli di pensamento sul perché il cielo è scuro. Ma non è tutta la storia. Tanto per cominciare, potremmo fermarci qui e dire: quando questa sera, che è sereno, alzate gli occhi e guardate Orione, fate un pensiero. State conducendo un esperimento cosmologico. Ovvero, state guardando un qualcosa che è lì, il nero, luce di Genova permettendo, le luci di Torino non commento, qualcosa che è nero e che testimonia che l'universo è in espansione. Che non potrebbe essere nero se l'universo non fosse in espansione. E già questo è una cosa che colpisce, a me ha colpito un attimino, non ci avevo mai pensato in questi termini prima di leggere i testi di questa conferenza, mi ha fatto riflettere un pochettino ed è molto interessante. Tutte le sere che alziamo gli occhi al cielo oscuro e eseguiamo un esperimento cosmologico, osserviamo una osservabile cosmologica. Questa è una fotografia mia di qualche settimana fa, quel coso lì al centro, è una massa globulare molto interessante. Questo qui si chiama il vagabondo intergalattico, non mi ricordo che legge ci sia. È una massa globulare che è il limite della nostra galassia, al punto che si pensava che fosse a metà fra la nostra e quella di Andromeda. In realtà è a 380.000 anni luce da noi ed è a metà quarta, a metà, emesso tra noi e Andromeda, che ha 2,1 miliardi di anni luce, quindi ben più vicino alla nostra galassia, orbita la nostra galassia, però la orbita restando completamente al di fuori delle stelle della galassia. Qui c'è un'altra galassetta di fondo, che è la NGC 2424, e qui c'è un'altra, ma non si vede nel proiettore, comunque, eccola qui. Questa è l'altra galassia. Questa era 250 milioni di anni luce e questa circa 600 milioni di anni luce. Quindi anche con i nostri poveri strumenti amatoriali, fra una stella e l'altra, il cielo è buio. Un ultimo dubbio, e il Big Bang, che fine ha fatto? Le teorie correnti sulla nascita dell'universo ci dicono che l'universo è nato da un qualcosa accaduto 13,6 miliardi di anni fa, un qualcosa dove la densità era, diciamo così, praticamente infinita, comunque per noi non misurabile, la temperatura era altrettanto quasi infinita, praticamente non misurabile. Questo oggetto si è espanso nello spazio e nel tempo, tra l'altro in quattro dimensioni, fino a creare
pian piano le strutture cosmologiche che oggi viviamo. Quindi, nei secondi, noi non sappiamo dire nulla di cosa capitò prima di 10 alla meno 43 secondi, perché prima di questo tempo prevalgono effetti che non sappiamo modellare con le teorie fisiche correnti, però sappiamo dire che hanno cominciato a formarsi i nucleoni dopo 10 alla meno 44 secondi, che dopo la 10 alla meno 10 secondi c'erano nuclei di idrogeno, che dopo un secondo questi nuclei cominciarono a stabilizzarsi, che dopo 3 minuti cominciarono ad accoppiarsi e che dopo 300.000 anni l'universo diventò trasparente. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima di 300.000 anni dalla nascita del Big Bang l'universo era così caldo che la radiazione, ovvero i fotoni, non potevano liberarsi dalla materia, erano intrappolati nella materia, era troppo compresso e quindi era opaco. Dopo circa 300.000 anni l'universo è sceso sotto la temperatura di alcune migliaia di gradi, il gas è diventato trasparente e quindi la luce è potuta uscire e cominciare a vagare attraverso gli atomi di quell'universo. Che fine ha fatto quella luce? Perché se noi siamo sul mitico Chicco di Uvetta, a me particolarmente caro, e guardiamo intorno, vediamo panettone dappertutto. E quel panettone, i bordi di quel panettone, sono il nostro universo di espansione ed è la parete di fuoco del Big Bang. Dove è finita? Che fine ha fatto la luce dell'esplosione del Big Bang? Nel 1948 ci fu una prima previsione teorica fatta da tre fisici americani, Gamow, Alfer e Hermann. Gamow non era americano, mi pare fosse russo, era andato in America dopo la seconda guerra, era un fisico teorico veramente in gamba. Alfer e Hermann lavoravano a Princeton e si chiesero le medesime cose, ovvero se l'universo in espansione deve aver avuto un inizio, se ha avuto un inizio questo inizio deve essere stato molto caldo. Se l'inizio è stato molto caldo, quel calore da qualche parte ci deve essere ancora, ci sarà pure espanso l'universo, saranno cambiate le condizioni. Però i tre, Gamow, Alfer e Hermann, stimarono che doveva esistere da qualche parte una radiazione di fondo a microonde alla temperatura di circa 6 gradi Kelvin, che era, doveva essere il fondo di radiazione di quell'esplosione in tutte le direzioni. Eccoli qua, Gamow, Ralph Ashralfer e Robert Herrmann. Nello stesso periodo, qualche anno dopo in realtà, nel 65, questi due signori, Wilson e Penzias, che sono due fisici, ma facevano gli ingegneri essenzialmente, come capita anche oggi a molti fisici, dovevano mettere a punto i primi sistemi di comunicazione radio via satellite. Chi di voi è almeno della mia leva si ricorda che in quegli anni cominciavano gli esperimenti con i satelliti, prima con gli Echo e poi con i Telstar. Telstar 1 fu il primo satellite ripetitore attivo sopra l'Atlantico in orbita. Prima ancora che furono gli Echo erano dei grandi palloni di plastica di Mylar, diametro più o meno come questa sala, una quindicina, una ventina di metri. Messi venivano gonfiati in orbita, riflettevano le onde radio e avevamo un riflettore in orbita in grado di propagare comunicazioni telefoniche fra i due lati dell'Atlantico. Quella roba che vedete alle spalle di Wilson e Penzias è un'antenna, non è immediatamente riconoscibile come tale, ma pensatela esattamente come una tromba di grammofono o come un cornetto acustico del bisnonno, quindi un captatore con una superficie paramonica e poi un cono che convoglia la radiazione dentro una casetta dove c'erano gli apparati. Quello era il problema di Wilson e Penzias. Il problema era che se io voglio ricevere